Bonjour mia family, bonjour! Mi sono letteralmente appena svegliato, quindi se vedete che ho la faccia stravolta e gli occhi ancora sonnati è proprio perché fino a 10 minuti fa ero ancora proprio nel bel mondo della nanna. Comunque mi ha svegliato un pacchetto e non l'ho ancora aperto, quindi vedremo assieme di che cosa si tratta e ho altre cosine che mi sono arrivate dall'azienda in questi giorni che voglio farvi vedere. Nel frattempo volevo chiedervi se siete contenti che io sia tornata a caricare puntuale alle 17:30. Voglio sapere se per voi è meglio appunto avere un orario fisso, cioè se sapete che i video ci sono dal lunedì al venerdì alle 17:30, se per voi è meglio piuttosto che metterli a orari random in serata. Quindi fatemi sapere, io sono molto felice di essere tornata ritornata ad essere puntuale con i miei video, perché appunto c'è stato un lungo periodo in cui non lo sono stata e mi rendo conto, uno, che è stata colpa mia. Naturalmente, di chi se no, mi rendo conto anche i motivi, però sorvoliamo su quelli. L'importante è che io sia tornata ad essere puntuale con i video e fatemi sapere appunto se vi va bene come orario le 17:30, se per voi sarebbe meglio un po' prima, un po' dopo. Insomma, scrivetemelo veramente nei commenti, così mi rendo conto. Di che cosa preferite? Stamattina ho proprio voglia di un tè caldo, che di solito quando inizia a fare più caldo fuori non mi vanno tantissimo i tè, però oggi ho proprio voglia di un tè caldo. Tra l'altro, ragazzi, vi devo assolutamente far vedere una nuova casa che ho trovato ad Alkmaar e sono molto molto interessata. Sono riuscita questa, ragazzi, a beccarla il giorno stesso che è uscito l'annuncio. E siamo già in contatto e questo è ottimo perché questa casa, se non sbaglio, dopo ve la faccio vedere, comunque è libera dal 1º maggio, che sarebbe perfetto per me, perché poi se riesco a trasferirmi il 1º maggio o magari un paio di settimane dopo, comunque devo ancora inscatolare tutto. E in realtà potrei già iniziare ad inscatolare tutto, però voglio aspettare un attimino prima voglio vedere appunto se riesco a chiudere con questa casa che veramente mi ha fatto innamorare. È bellissima, veramente bellissima. E poi appunto posso anche volendo iniziare già ad inscatolare tutto nel momento in cui chiudo il contratto, perché appunto la cosa ideale, ragazzi, allora, tutte le case che abbiamo visto c'erano già tipo 20 persone in fila, anche se chiamavo dopo 2-3 giorni che c'era, che l'annuncio era uscito. Quindi lì, in questo momento, me l'ha detto anche un agente immobiliare. Non so come mai, ma tutti stanno cercando casa e ci sono più richieste del solito, for some reason, non lo so. E quindi, appunto, visto che lì non c'è il lockdown come qui da noi, la gente è liberissima di fare le visite. Hanno un sacco di restrizioni, comunque appunto si possono fare le visite, ma stando a 2 metri dall'agente immobiliare, e può esserci soltanto lui e soltanto una persona che viene a vedere la casa e stando appunto a distanza. Però appunto è possibile fare le visite, è possibile fare i traslochi, quindi praticamente mi hanno fregato tutte le case, però ragazzi, questa è meravigliosa ed è vicina, cioè proprio sono 3 case più in là di quella casa che avevo fatto vedere inizialmente, che era la mia preferita sul canale, quindi è sempre sullo stesso canale, letteralmente sono 3 case più verso destra. Guardando la casa sono 3 case più verso destra. Dopo vi faccio vedere comunque. Adesso devo sentire Demelza perché l'ho sentita prima di andare a dormire e appunto so che lei questa mattina ha telefonato. E basta, ragazzi, queste sono le news praticamente. Sto pensando a come organizzare, a come fare. Appunto perché da quando inizio ad inscatolare la roba, minimo minimo per riuscire a fare finire tutto mi ci vogliono, ma proprio minimo minimo 2-3 settimane proprio solo per inscatolare tutto quello che ho. E che non è poco, che non è poco. Quindi, ragazzi, adesso alziamoci, andiamo a fare questo tè caldo, andiamo dai gattoni perché ho chiuso la porta e non saranno contenti di non poter essere entrati in camera. Ah, io passerei la giornata a letto, si sta così bene qua. Ma niente, alziamoci, andiamo a fare un po' di colazione e andiamo a salutare i nostri gattoni. Ciao, amore mio! Ma buongiorno, piccolo gattino nudo, bianco lui! Lui è tutto bianco,
un po' coraggione. Ciao gatta Stellina, ciao gatta Stellina. Sei bellissima, guarda che bel pelo che hai, gatta Stellina, ma guardati, sei bellissima. Sì, ma sì, amore mio, tu sei sempre protagonista, sempre tu, sempre tu. Brava gatta Stellina. Amore mio, quanto chiacchieri tu, ma quante cose mi devi raccontare tu. Oggi vorrei provare questo wake up tea, bio wake up tea, morning tea con matcha e guaranà. Con caffeina? Ok, vabbè, proviamolo. Se non altro mi sveglierà. Ragazzi, sa di menta, non lo so. Di frutta e di menta. Niente male, proviamolo. Mangeremo anche un po' di fragole vicino, così queste le finisco, ragazzi, perché ho visto che la muffa arriva subito se non le mangio entro un paio di giorni. Gnam! Ho azionato anche la lavatrice nel frattempo, ragazzi, sto lavando veramente un sacco di roba e ho solo le ciabatte e una maglia di lana che devo lavare, basta. Sto facendo un sacco di lavatrici, uno perché naturalmente sono a casa tutto il giorno e quindi non so cosa fare, due perché è importante in questo momento più che altro l'igiene e lavare spesso. Allora, adesso ragazzi, tada! L'acqua bolle. Per il tè ho questa casetta, che carina, c'è scritto anche tea. E questa, ragazzi, ditemi, sa se ci sta, ok. E questa, ragazzi, ditemi se non è la tazza più bella che abbiate mai visto. È un unicorno! Io la adoro troppo, è un regalo di De Melza ed è appunto del solito mio brand che adoro, si chiama Blonde Amsterdam. E amo troppo, hanno fatto la collezione sugli unicorni e c'era anche questo nella stessa collezione. Hanno robine troppo carine, sono tutte dipinte a mano, quindi ci sono sempre delle piccole differenze tra un prodotto e l'altro, appunto perché vengono realizzate a mano e sono delle cosine troppo carine. Robottino aspirapolvere anche lui azionato, ho passato l'aspirapolvere ieri in realtà, ma voglio che si mantenga pulito, quindi lo accendo ogni giorno. E la nostra colazione è pronta, ragazzi. Non ho tantissima fame oggi, quindi non voglio esagerare a colazione. E quindi c'è il nostro tè caldo con caffeina, insomma. Non sono abituata a bere con caffeina, poi con teina, penso. No, proprio con caffeina, vedremo. Poi, appunto, ho lavato le ultime fragole. Notare la forchetta, anche questa della stessa collezione degli unicorni che mi ha fatto impazzire. E poi ho 4 fette biscottate se ho ancora fame. Buon appetito, ragazzi. Gatta Stellina, cosa stai aspettando? Grazie, buon appetito mi ha detto. Grazie gatta Stellina. E subito arriva lui gelosissimo. Sempre geloso sei tu se parlo con gatta Stellina. Oh, amori, siete bellissimi, potrei quasi mettervi in cornice così. Gatti! No, occhio Denver. Povero Denver. Amore mio, occhio amore mio. Scusatemi ragazzi se c'è un po' di casino tra il robottino e il fatto che ho aperto le finestre. E vi devo dire che sto vedendo un po' più di gente e macchine in giro. Spero che sia solo una mia impressione o che comunque siano persone che vanno soltanto al lavoro. Perché ragazzi, proprio adesso che stiamo andando così bene, sarebbe veramente da incoscienti buttare tutto all'aria. E ricordiamoci che i gesti di una persona in questo momento, in questa situazione in Italia, ragazzi, si poi ritorna. Praticamente quello che voglio dire è che le azioni anche di uno solo di noi possono ripercuotersi su moltissime altre persone, sulla loro salute. Quindi è veramente, per la prima volta abbiamo una responsabilità civile non indifferente, ognuno di noi ce l'ha. Quindi ragazzi, mi raccomando, restiamo a casa. Voglio veramente che ce la facciamo, ragazzi. Diamo l'esempio a tutto il mondo di come ce la possiamo fare e di come siamo stati bravi e scrupolosi e per come abbiamo seguito alla lettera quello che ci è stato detto dal governo. Quindi io spero veramente e sono già molto orgogliosa, in realtà vi devo dire la verità. Tra l'altro ho saputo, poi non so se è vero, ma ho saputo, nel frattempo mangiamo però anche, che gli abitanti del Friuli Venezia Giulia sono quelli che sono rimasti più a casa, cioè ci sono state meno multe nel Friuli Venezia Giulia che in tutte le altre regioni. Non ho ben capito se è perché c'erano meno controlli qua o se perché effettivamente siamo stati i più bravi in Italia. Quindi comunque voglio fare
i complimenti a tutti i miei corregionali del Friuli Venezia Giulia, perché sembra che siamo stati più bravi. Non so appunto se perché, cioè magari non hanno fatto controlli, qui non ci sono state multe, non lo so. Ho passato la notte, ragazzi, a montare il video sulla morning, cioè il video della morning routine, che è un video brevissimo perché è uscito proprio di 10 minuti, ragazzi, ma ci ho messo tipo 4 ore e mezza a filmarlo e tipo altre, diciamo, 4 orette per il montaggio. Ero convinta che fosse uno di quei video che faccio in fretta, invece, ragazzi, no, ci ho messo la vita e quindi sono andata a dormire praticamente alle prime luci dell'alba e quindi sono molto stravolta oggi, un po' come se fossi in tipo fuso orario e ritornando qua da un fuso orario diverso, quindi... Ma riprenderemo anche dei... perché non so voi, ma io non so più che giorno è, che ora è, non... cioè sono proprio completamente in un altro mondo stando chiusa in casa da sola, non mi rendo conto, veramente non... Oggi mi sa che è giovedì, sì, oggi è giovedì, ve lo giuro, è veramente una cosa assurda, sicuramente mi capirete molti di voi, spero almeno di non essere l'unica, e quindi magari vado a dormire tardissimo ma non, cioè, non mi rendo manco conto di che ora sia, poi adesso che è cambiata l'ora e il sole... tramonta più tardi e ragazzi io sono completamente scombussolata. Comunque assaggiamo questo tè, ragazzi, che è ancora bollente, ma proviamoci. Il profumo è molto molto fresco, fruttato ma non troppo, sa decisamente di tè mattutino, devo dire. Sì, devo dire che è molto buono, non ha quel gusto, quel sapore forte magari di agrumi che piace a me, però per la mattina sicuramente è un buon tè, perché non mi piace tanto l'Earl Grey, quello classico, il tè inglese, non lo so, ha un retrogusto molto amaro, invece questo è simile ma senza quel retrogusto amaro. Comunque vi devo dire che sono molto orgogliosa di me stessa per il fatto che sono riuscita a fare perfettamente il semi permanente, vabbè l'ho fatto settimana scorsa e qui si è un pochino rovinato, quindi lo rifarò forse stasera, mi sa che lo rifarò, perché no, stasera o domani, e ho fatto anche il lash lift, ragazzi, quindi vorrei sapere dalle ragazze che mi seguono che lo fanno per lavoro, ok? Vorrei sapere se sono stata brava e se ho sbagliato in cosa ho sbagliato, così quando lo rifaccio magari mi correggete, fatemi sapere, vi prego. L'unica cosa che è molto problematica, ragazzi, sono i capelli. Purtroppo ho sentito anche Franzè e Goran della Goran Wheeler Hair Spa e non si può fare assolutamente nulla per le bionde, per coprire la ricrescita. Si può fare per chi è scura o per chi appunto ha la ricrescita e i capelli bianchi, ma per chi ha la ricrescita più scura rispetto al resto dei capelli si può fare niente. Quindi che cosa volete che vi dica? Tanto siamo, penso, tutti al mondo con la ricrescita in questo momento, quindi leggevo un... c'era un post che ho messo anche su Instagram che diceva che siamo... a breve vedremo, scopriremo qual è il colore di capelli di tutti. E quindi questo è assolutamente vero, ragazzi. Ho notato però che sembrano anche più sporchi con la ricrescita, non so come mai, ma li ho lavati ieri e sembrano già sporchi e quindi li sto lavando più spesso, cioè se prima stavo 2 giorni senza lavarli, adesso li lavo un giorno sì, un giorno no, perché non ce la faccio, altrimenti veramente sembrano sporchi. Però ragazzi, alla fine chi è che mi vede? L'unica cosa che mi dispiace, devo essere sincera un pochino, è passare la Pasqua da sola. Quello sarà un pochino triste, un pochino, sì, un pochino triste, però al contempo questo periodo lo sto prendendo come un periodo molto catartico. Prima di trasferirmi in Olanda è un periodo che comunque secondo me un po' mi ci voleva per godermi un po' la mia casetta, per godermi un po' i miei gatti, fermarmi un po' perché sono sempre di corsa, sono sempre in giro senza viaggiare, che comunque abbiamo già spostato quel famoso viaggio che vi dicevo che dovevo fare, che sono felicissima, uno dei miei sogni, e l'abbiamo già spostato, so già le date esatte, sarà fine novembre, sono troppo felice ragazzi, ok? A parte questo, e faccio mille parentesi, però sì, vi dicevo che questo periodo un po', devo dire, mi è servito per conoscermi un pochino meglio, per non aver timore di stare da sola, per prendermi più cura di me, della mia casa, dei miei gatti, quindi sicuramente diciamo che più o meno una situazione che è così tragica sono riuscita a trasformarla
anche in qualcosa di positivo. E vi dicevo, sto facendo anche il corso di olandese, ragazzi. E alcuni di voi mi hanno chiesto di fare un video in olandese. Ragazzi, non penso di essere a questo livello, cioè potrei provarci, ma non saprei dire proprio tutto. Ma possiamo farlo, magari quando finalmente rivedo Demelza, che tipo mi metterò a piangere quando la rivedo veramente. E quando rivedo Demelza magari possiamo metterci d'accordo e fare un video in cui mi sentite parlare olandese. Questo sì, anche se non aspettatevi pronuncia perfetta. Ma in realtà la pronuncia Demelza mi dice sempre che sono brava, che sono brava. Però ragazzi, alcune parole, sapete cosa mi frega con l'olandese? Quello che mi frega è il fatto che sia abbastanza simile al tedesco. Ovviamente sono tutte lingue germaniche, insomma in realtà anche l'inglese lo è. Sono lingue germaniche e hanno delle, diciamo, delle similitudini. Poi geograficamente la Germania e l'Olanda sono molto vicini, quindi hanno delle, appunto, sono abbastanza simili. E il problema è che io, avendo studiato tedesco, confondo alcune parole tedesche con le parole olandesi. E questo a loro non piace, vi dirò la verità, non piace per niente. Quando lo faccio di Belzevik mi guardano malissimo. Altra cosa che non devo mai dire è che l'olandese è simile al tedesco. Quando sono da loro gli dico: è il tedesco che è simile all'olandese. No, vabbè, per ridere, però sono molto proud loro, no? Vabbè, come pure noi, come giusto che sia. E quindi quando dico qualcosa in tedesco mi guardano malissimo e mi dicono: that's German, cioè quello è tedesco. Quindi un po' questo mi frega, però d'altra parte il tedesco che ho studiato alle superiori, poi l'ho fatto anche all'università perché volevo fare una lingua a scelta ed ho fatto tedesco perché già appunto sapevo dalle superiori, quindi è stato molto semplice. Mi ricordo che non ho studiato nulla, ho preso 26, vabbè. Ma perché me ne vanto di queste cose? Nicole, cioè, stai zitta. Però al contempo il tedesco mi ha anche aiutato a capire l'olandese, perché appunto essendo abbastanza simile, un po' potrei dire come l'italiano e lo spagnolo, no? Più o meno, che sono entrambe lingue romanze, più o meno diciamo si assomigliano. E forse il tedesco e l'olandese anche un po' di più dell'italiano e lo spagnolo. Questo però mi ha servito a comprendere l'olandese. Però adesso confondo i termini, a volte li dico in olandese però è tedesco, a volte voglio dirlo in tedesco però mi viene l'olandese. Vabbè. Ok ragazzi, prendo quello che rimane del mio tè caldo e vado a truccarmi, evitando il robottino, e vado a truccarmi. Come vi dicevo, anche se non devo andare da nessuna parte, per me è un consiglio che voglio dare anche a voi, per la vostra sanità mentale, no, in realtà aiuta. E, sì, per me è importante continuare a seguire la mia solita routine, e visto che appunto io lavoro a casa e non è cambiato tantissimo per me in questo senso, accendiamo una luce che altrimenti non si vede nulla. Ciao amore mio, questo è il suo posto preferito. Ma sì amore mio, tu gridi, nessuno mi crede che io ho un gatto urlante. E per me è molto importante appunto non perdere la mia solita routine, quindi anche se non devo andare da nessuna parte mi trucco comunque. E oggi uso il The Professional Hydrate Primer di Benefit. È l'ultimo appena uscito, ragazzi, ed è ottimo. Sono così pigra che sto skippando la crema idratante e metto direttamente questo primer, perché è, mi ricorda molto una crema più che un primer. È molto, molto nutriente e non sembra siliconico come tanti altri primer. Come fondotinta vorrei utilizzare questo, è il nudissimo glow naturalmente luminoso di Diego Dalla Palma. Stavo guardando la colorazione e dove l'ho vista? C'era, sì, questa è la 253W e questa è la 252N, che forse la 252N è sicuramente un pochino più chiara, ma è molto giallina. E ho notato che se metto tonalità di fondotinta che sono troppo gialline, e il viso mi diventa come grigio, non lo so, mi siccome spegne l'incarnato e non è carino. Però ragazzi, altra cosa che voglio fare assolutamente non appena riesco dalla mia dermatologa, voglio fare di nuovo il peeling, ragazzi, che l'avevo fatto l'anno scorso e mi aveva aiutato tantissimo sia a tenere a bada l'effetto lucido in estate, e mi ricordo che mi ero trovata benissimo. Poi aiuta tantissimo anche con, come dire, con la grana della pelle, cioè ti toglie i punti neri, ti toglie i pori dilatati e
È fantastico, veramente. Non mi uscivano brufoli per un sacco di tempo, non mi sono usciti i brufoli quando ho fatto il peeling, e sto parlando appunto del peeling chimico fatto dal medico, non sto parlando del peeling tipo esfoliante che si fa a casa, ecco, per capirci. Correttore uso lo Stay Naked di Urban Decay, Gatto Demer in sottofondo, non so se lo sentite, sicuramente. Amore mio! Per ragazzi, come al solito, uso la Hoola. Anche se ultimamente sto usando moltissimo anche la terra di Too Faced, che mi piace un sacco, della palette Natural Face. Anche il Dandelion, come potete vedere, mi sta piacendo un sacco, infatti ho già raggiunto il pen, che è cosa molto rara per me. E mi avete chiesto, ragazzi, in tantissimi, e volevo menzionarla questa cosa, ho fatto il video di cluttering, mi avete chiesto in tantissimi: Nicole, puoi regalarmi i trucchi? Ragazzi, io li regalo ad un'associazione questi trucchi, che poi è la stessa dei vestiti che regalo sempre, sempre, sempre a questa associazione, e quindi faccio così. Comunque ragazzi, ho in arrivo un giveaway pazzesco per voi su Instagram, non potete immaginare quanta roba vi regalerò, quindi se ancora non mi seguite su Instagram cercatemi kissandmakeup01, c'è anche il link qua sotto, e iscrivetevi lì perché ci saranno un sacco di regali in arrivo prestissimo, e ho messo da parte, ragazzi, delle cose pazzesche per voi. E tantissime, quindi vedrete, vedrete. Proprio perché mi avete chiesto talmente in tanti: Nicole, regalami i prodotti. Quindi mi sono detta: ok Nicole, è ora di fare un nuovo giveaway. Ma sto pensando di farne più di uno in realtà. Fatemi sapere se avete visto in giro format di giveaway, magari, che non lo so, vi è piaciuto, tipo fare un pacco grande, oppure meglio fare tre pacchi più piccoli. Fatemi sapere cosa preferite per quanto riguarda appunto i giveaway, se li volete sia su Instagram, magari uno su Instagram, uno su YouTube, oppure preferite tutto su Instagram, tutto su YouTube. Fatemi sapere, ma ho davvero tanti tanti prodotti per voi ragazzi. In quel cassetto lì, quello al centro, quello lì che è gigantesco, sta strabordando, non riesco neanche ad aprirlo per quante cose vi devo regalare, e non sono solo lì, quindi tanto per farvi capire. Allora, ho preso anche l'illuminante e ho usato quello della palettina di Wycon, e adesso mascara. Oggi utilizziamo Fenty Beauty Full Frontal, non è male questo mascara, devo dire. I prodotti di Fenty Beauty o li amo o li odio, non c'è una via di mezzo, cioè non so. Come rossetto voglio provare questo che si chiama Sultriness di MAC, ed è anche questo un powder kiss lipstick. Non l'ho mai provato, il colore mi sembra molto bello, l'ho preso da poco, vediamo com'è. L'unica cosa che non capisco della formulazione dei powder kiss lipstick, perché sono morbidi, super idratanti ma opachi, che è un binomio molto difficile da trovare, però non sono molto coprenti, vorrei che lo fossero un pochino di più. Che cosa ne dite? Vi piace come colore? A me non dispiace, è un po' diverso dai soliti nude chiari che uso. Non lo so, fatemi sapere. E comunque ragazzi, notare anche il risultato delle ciglia, come faccio a farvele vedere bene, forse così riuscite a vederle bene, sono pazzesche ragazzi, wow, super super felice. Per questo lash lift e anche questo mascara non è niente male, se lo avete provato fatemi sapere se vi siete trovati anche voi molto molto bene con lui. Adesso ragazzi mi metterò a fare un po' di lavoro al computer e noi ci vediamo tra poco. Ragazzi, sono uscita un attimo, ma proprio 3 secondi, perché mi sono resa conto di aver finito il detersivo per la lavatrice, quindi ho preso il detersivo per la lavatrice, sono andata al supermercato e ho preso... Ta-da! Allora ho preso le pannocchiette che volevo da un sacco di tempo, poi Nesquik da bere, Kinder fetta al latte, ho preso lo yogurt perché ho soltanto una cucchiaiata di yogurt mi è rimasta, ho preso questo valsoia 100% vegetale stavolta, purtroppo non ho trovato il dessert gala che me ne rimane solo un piccolo piccolo vasetto, e poi che cosa ho preso? Una bottiglia di Estate Zero, dovevo prendere altro latte alla mandorla ma mi sono dimenticata, ma non fa niente perché ho comunque quello di avena, e poi ho preso al banco gastronomia per questa sera una porzione di patate al forno che era l'ultima, yes, e una porzione di zucchine impanate. Poi ho preso, che sto in fissa ultimamente con queste ragazzi, le insalatissime Rio Mare, ho preso quella con piselli e tonno, e poi ho preso mais e tonno, vabbè più o meno siamo là,
Queste sono fantastiche, mi piacciono un sacco. E poi. Ah sì, altra cosa che ho preso, ragazzi. Ta 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 ta! I ciuccio fritz! Erano lì vicino alla cassa e sono troppo buoni. Quindi stavolta li ho presi alla Coca-Cola. Mi piacciono sia quelli colorati alla frutta che questi alla Coca-Cola, ragazzi. Amo i ciuccio fritz, sono fantastici. Una droga. Voilà. Adesso continuo il lavoro al computer e mi sta già venendo un po' di fame. Ragazzi, sono qui che faccio il solito lavoro noioso al computer, ma volevo dirvi che ho ricevuto comunicazione perché avevo chiesto preventivi a diverse... magari vi appoggio qui sullo specchio così riesco a parlare più tranquillamente. Ho chiesto diversi preventivi ad agenzie di trasporti internazionali ed ho ricevuto un altro... cioè già avevo un preventivo e avevo deciso di accettarlo perché... era veramente conveniente come prezzo ed era quello shared, appunto, di cui vi parlavo, cioè i traslochi, quelli combinati, ed avevo praticamente deciso di assumere quella ditta. Però oggi ho ricevuto un altro preventivo ancora più conveniente perché vado a pagare di meno e il trasloco non è combinato, è privato, quindi questo significa che non devo aspettare che la ditta vada a fare quel famoso trasloco in Belgio per poter fare anche il mio, posso tranquillamente appunto decidere io una data quando sarà ovviamente possibile per me. E quindi questo è molto molto positivo. Nel frattempo ho anche trovato, ragazzi, una casa che mi piace tantissimo. Solo che la mia piccola perplessità è che forse è un pochino troppo piccola per le mie necessità e ve la faccio vedere subito, così vi fate un'idea e mi dite anche se vi piace oppure no. Eccola qui, ragazzi, questa, vabbè c'è la freccia, questa è la casa che vi farò vedere adesso e questa era la casa che avevamo visto la volta scorsa e che appunto è stata già affittata, questa qui. Quindi sono letteralmente una, due, tre case più a destra sullo stesso identico canale, che sono troppo contenta. Vediamo le foto assieme, ragazzi. Allora, questo è il livello strada, cioè quando entri c'è a sinistra questo spazio per poter appendere i cappotti eccetera, con qualche mensolina anche per le scarpe sotto, lo specchio, e poi c'è appunto la prima scala che porta al primo piano. Questo è il soggiorno, qui c'è poi l'altra scala che porta al terzo piano, insomma al piano superiore dove ci sono le stanze. Questo è il soggiorno, come vedete è molto molto luminoso perché ci sono le finestre da entrambe le parti, questo mi piace un sacco. Mi piacciono tantissimo queste travi in legno con gli spottini, è stato completamente ristrutturato nel 2016, quindi è anche pari a un primo ingresso. Questa è l'altra zona, sì, mi sa che questo, sì, vediamo, ah no, è sempre la stessa zona ma dall'altra parte, qui c'è il divano e anche questa è ammobiliata, ragazzi, anche se io i mobili delle stanze non li voglio, ma tutto il resto può rimanere così com'è, quindi anche questo è top. Poi questa è l'altra parte, perché è appunto tutto un open space, qui c'è la cucina, non c'è una vera e propria, un vero e proprio tavolo da pranzo, almeno mi sembra, ma si può sempre mettere perché è molto grande. E mi piace molto che ci sia appunto il quest'isolotto al centro del soggiorno con appunto, mi piace anche che ci sia il coso di fornelli ad induzione. Vabbè, poi questa è l'altra parte, qui appunto c'è la cucina, non ho ben... ah sì, qui si sale dal piano terra, dal livello strada. Qui si va su verso le stanze e qui invece c'è la porta per il terrazzo, perché c'è un terrazzo che è pari ad un giardino, che è meraviglioso. Questa, vabbè, sempre un'altra prospettiva della cucina, soggiorno open space, stessa cosa. Qui ci sono le scale che arrivano appunto dal livello strada, anche qui un'altra prospettiva della cucina. Questo è un po' strano, ma vabbè. E poi qui c'è la vista sul canale, meravigliosa, meravigliosa. Stessa cosa, la vista sul canale con il ponte, bellissimo. No, vabbè, un sogno. Ok, questa è l'altra parte, appunto, ci sono queste vetrate molto grandi che fanno sì che entri tantissima luce. E questa, ragazzi, è la terrazza, che è veramente bellissima. Io volevo appunto un giardino o una terrazza grande, questa sarebbe perfetta. Mi piacciono un sacco questi ulivi
e c'è il barbecue, c'è appunto un'area storage anche per l'esterno e una mini sitting area, insomma qualche poltroncina. Questa è la stufetta che si può usare in inverno per scaldarsi, la stufetta, la legna. Qui invece c'è il terzo piano, quindi praticamente il piano, insomma la zona notte, diciamo così. Ci sono solo due stanze, ma se sono grandi per me va bene, se sono piccole purtroppo non ci sto con tutta la mia roba. Questa è la prima stanza. E qui c'è la finestra che dà verso il bagno, si può comunque chiudere ma è molto carina. Anche qui vedete queste travi molto belle e tantissima luce. Con la vista appunto entra un sacco di luce, questo mi piace tanto. Questa è l'altra parte della stanza, qui anche si può uscire, c'è una specie di tetto ma non recintato, quindi non ho ben capito. Comunque mi piace moltissimo. E questa è appunto l'altra prospettiva, qui c'è sempre il bagno e questa è la porta del bagno, qui si esce verso il corridoio, diciamo. Questo è il bagno, ragazzi, c'è sia la vasca che la doccia, adoro questo bagno, che tra l'altro queste piastrelle sono le stesse che ho io nel mio bagno a casa, assurda sta cosa. Questa è un'altra prospettiva del bagno, doppio lavandino, quindi mi piace. Vasca da bagno meravigliosa e qui c'è appunto la finestra sulla stanza. E questa è un'altra prospettiva del bagno, mi piace tantissimo ragazzi, tantissimo. Questa è la doccia e questa è l'altra stanza da letto. Io qui vorrei farci, cioè in una delle due stanze vorrei farci la stanza da letto con una make-up corner, quindi con la mia specchiera, con questa qui, e appunto unire la stanza da letto con la mia make-up room, diciamo, però l'altra vorrei farla solo cabina armadio. Quindi non so bene come fare e se è possibile magari sfruttare anche quella specie di corridoio tra le due stanze che non fanno vedere nelle foto, però se è abbastanza grande posso mettere anche lì magari le scarpe o qualcosina, ecco. Quindi questa è la seconda stanza e non riesco a capire molto bene, ho le misure, quindi ho la planimetria, ma devo farmi un attimino due conti sulla grandezza, perché mi sembra molto piccolina. Io appunto andrei a mettere un letto soltanto in una delle due stanze, quindi questa magari potrebbe essere vuota per metterci solo la cabina armadio. Anche qui un sacco di finestre, però avendo tante finestre ho anche poco spazio per poterci mettere gli armadi, quindi non lo so. Questo è l'altro bagno per l'altra stanza, sono tre WC in totale e questo è un altro bagno ancora. Comunque sono tutti molto moderni e mi piacciono come stile. Questa è la lavanderia, c'è un'altra stanza dispensa con appunto la lavanderia, asciugatrice, lavatrice, poi un po' di spazio e qui si esce sempre verso il terrazzo. Altra foto di un altro bagno, o penso sia lo stesso di prima. E questo invece questa è sempre la vista sul canale, questa è la casa, è questa qua. Quindi, e questa è la planimetria, insomma, dei vari piani. Mi piace molto e vorrei magari bloccarla dal 1° maggio, però, non sono sicura per appunto per la grandezza. E vi dico la verità, l'avrei già bloccata se non fosse per questa piccola perplessità. Sono molto contenta per la location, per il fatto che sia mobiliato, lo stile mi fa impazzire. Però devo un attimino farmi due conti sulla grandezza e vedere se riesco a far stare tutto, perché voglio assolutamente avere una stanza anche per gli ospiti, quindi volevo metterci la stanza, la cabina armadio con il mio divano, in modo da avere, perché questo è un divano letto, diventa un letto matrimoniale. Quindi non vi muovete ragazzi che vi metto sempre in bilico, se vi muovete cadete, ve lo dico. E quindi questa era un po' l'idea, però devo vedere se è fattibile in questa casa, ma fatemi sapere nei commenti se vi piace, che cosa ne pensate, perché ragazzi questa potrebbe essere la casa in cui io filmerò tutti i miei prossimi video da maggio, giugno in poi, ok? È molto emozionante tutto ciò, ok? Adesso andiamo a fare la cena perché ho seriamente fame. Come al solito ho sgranocchiato mentre lavoravo al computer, ho sgranocchiato gli Yonkers, ragazzi, proprio
roba top, ma io amo gli Yonkers e i Fonzies, mamma mia. Ok, adesso invece andremo a preparare la cenetta. Nel frattempo, ragazzi, mi si è rovinato, anzi mi si è staccato, spellato letteralmente il semipermanente anche dal mignolo, quindi abbiamo due unghie rovinate e devo assolutamente rifarlo, quindi vi farò vedere, visto che mi avete chiesto in tantissimi, vi farò vedere come faccio il semipermanente a casa. E non so se rifare il rosso oppure il nude, vediamo dopo. Adesso cenetta. Allora ragazzi, abbiamo appunto le patate al forno e le zucchine. Eccole qua, sono riuscita a trovare l'ultima porzione che c'era in macelleria. Queste sono appunto le zucchine e vicino farò un filetto di platessa. In preparazione, come al solito quando cucino, gatto Denver non dà pace. Cosa c'è? Cosa c'è? Le tue crocchette come sempre sono là. Sì, là, là, bravo. Onestamente le patate sono un po' troppe, quindi ne ho messo la metà. Nel frattempo scaldiamo questo al microonde. Come al solito mangio sul divano, ragazzi. Non posso negarlo. E qui ci sono, c'è la nostra cenetta, le zucchine impanate, le patate al forno e il nostro filetto di platessa. E naturalmente immancabile Coca Zero. Buon appetito. Ok ragazzi, voglio farvi vedere come faccio il semipermanente, perché me l'avete chiesto veramente in tantissimissimi. Ho già fatto questa mano e adesso faremo l'altra appunto in videocamera, così vi faccio vedere. Qui c'è tutto il necessario. Intanto vi faccio vedere quello che uso. Allora, la prima cosa, vado ad applicare sulle unghie questo sgrassante pH Balancing Agent, che è quello che usa sempre l'estetista appunto quando vado a farlo da lei. Ho preso tutte le cose che usavano per me in salone. Poi, allora, abbiamo in ordine di utilizzo, abbiamo il base coat. I migliori secondo me sono quelli di OPI e quindi ho preso sia la base che il top coat. Come colore utilizzeremo questo di Mesauda, che è un rosso direi abbastanza classico, un bel rosso, e questo è il numero 194 Sweet Fantasy. Questo è l'acetone che uso per togliere lo smalto, e questo invece è la soluzione sgrassante che vado ad usare poi alla fine. E questo, ragazzi, è il risultato sulla mano destra, quindi speriamo che la mano sinistra venga un po' meglio. Sto cercando di far crescere un pochino le unghie perché sono molto molto corte. Ah, e quasi dimenticavo di farvi vedere la lampada. Quella che uso è di questo brand Navanino e l'ho trovata su Amazon. In realtà tutti i prodotti li avevo presi su Amazon, quindi iniziamo. Ok, primo step, iniziamo stendendo la nostra base trasparente su tutte le unghie. Con questa non devo stare troppo attenta appunto perché è trasparente, quindi se sbavo non è un problema. In realtà mi sono dimenticata di applicare prima questo sull'unghia, quindi speriamo che tenga comunque. Questo era il primo step, ragazzi, dall'emozione di farlo in videocamera mi sono dimenticata. Questo è il primo step in realtà, che va a sgrassare le unghie e poi va applicata la base. Ok, adesso che l'abbiamo applicata andiamo a curare lo smalto. Purtroppo non riesco ad inquadrare meglio la lampada perché la presa è abbastanza lontana. Ok, finito. Adesso passiamo alla prima stesura di smalto, alla prima passata. Ne faccio sempre due. Ok, adesso vado subito a inserirla nella lampada e lascio sempre in realtà che si spenga da sola a 100 secondi, quindi forse è un po' troppo, ma almeno così sono sicura che si curi bene e si fissi per bene lo smalto all'unghia. Ok, finito, e adesso passiamo alla seconda passata del nostro colore. Prima di iniziare la seconda passata, per ogni unghia vado a stendere il colore sopra in modo da sigillarlo per bene, quindi proprio sull'estremità. Ok, e una volta steso il colore sopra l'unghia vado a stenderlo sull'unghia, e questo lo faccio solo nella seconda passata, e così ho scoperto che dura molto di più. Ho
Ok, finita anche la seconda passata, andiamo subito subito nella lampada a fissare per bene il tutto. Ok, ci siamo, finita anche e completata. Aspettate che forse, ok, forse così riuscite a vedere meglio. Scusatemi ragazzi, è troppo tempo che non faccio tutorial di nail art. E adesso non ci resta che applicare il nostro top coat. Amo questo top coat perché rimane super shiny e super lucido sulle unghie e tiene anche molto molto bene, sigilla molto molto bene il colore. Benissimo, abbiamo finito, adesso devo soltanto sgrassare le unghie perché rimangono sempre appiccicose una volta finito il semipermanente, quindi vanno sgrassate e utilizzo questo che è di Mesauda e faceva parte del kit che avevo preso ed è appunto la soluzione sgrassante per gel UV e vado ad utilizzare una di queste che appunto ho preso sempre su Amazon. Sono dei semplicissimi tipo delle garzette di cotone che però non lasciano residui, mentre i cotton, i dischetti di cotone invece di solito lasciano residui, quindi per questo questi sono più indicati. Quindi vado semplicemente a sgrassare le unghie in questo modo e voilà, smalto perfetto, fatto, asciutto e che dura 2-3 settimane, a me dura 10-14 giorni diciamo. Super super soddisfatta. Eccolo qua il nostro smalto ragazzi, super super happy veramente in questo momento, meno male che io avevo questo kit a casa, che poi sto facendo il semi permanente a casa almeno da diciamo 5 mesi e sono molto molto contenta, anche se naturalmente non verranno mai come dall'estetista, ma per risparmiare tempo ho iniziato a farlo io. Eccole qua ragazzi, unghiette, lo so che sono corte ma sono super, vedete quanto è shiny, è favoloso questo top coat e sono super super contenta di averle a posto. E adesso con le unghie a posto, perché volevo farvi l'unboxing di alcune cosine che mi sono arrivate ma con le unghie che avevo mi vergognavo, quindi adesso con le unghie finalmente a posto possiamo vedere le cosine che ho ricevuto. Primo pacchetto che mi è arrivato dalla Goran Wheeler Hair Spa, ragazzi sono veramente fantastici, loro mi coccolano e mi viziano con i prodotti migliori. Ricordatevi che tutti i prodotti che vi faccio vedere che mi arrivano appunto dalla Goran Wheeler Hair Spa potete ordinarli. Ma perché sono così lucida, mamma mia, potete, sarà il primer che ho messo più il fondotinta che erano idratanti e questo è il risultato a fine giornata. Comunque ricordatevi che tutte queste cosine che vi faccio vedere che mi arrivano dalla Goran Wheeler Hair Spa potete comunque ordinarle via internet contattandoli su Instagram. Metterò qui il nome del profilo Instagram della Goran Wheeler Hair Spa, basta contattarli privatamente in direct e potete appunto ordinare tutti questi prodotti, anche quelli di Shu e Mura ragazzi, che sono favolosi, sono veramente veramente favolosi. E questa è la Pure Lightness Treatment for Fine Hair, mi piace perché mi mandano sempre prodotti proprio specifici e studiati per il mio tipo di capello che sono sempre fantastici su di me, quindi sanno perfettamente quello di cui ho bisogno. Non a caso sono tra i top saloni in tutta Italia, perché sono mi sa tra i primi 6, solo 6 saloni in tutta Italia hanno ricevuto i 3 diamanti che è appunto questo premio prestigioso, e la Goran Wheeler Hair Spa è tra questi, quindi sono tra i top 6 in tutta Italia. Quindi se avete bisogno veramente, specialmente in questo momento, loro sono molto gentili e molto disponibili, se avete bisogno in questo momento di consigli per quanto riguarda tinte, prodotti da utilizzare o comunque in generale sui capelli, potete sempre contattarli appunto su Instagram e vi daranno una mano. Questa è una maschera, questa è una maschera ragazzi che non vedo l'ora di utilizzare, perché avevo quella della Premiere Repair della linea Goran Wheeler e l'ho già finita, quindi molto felice che mi abbiano spedito questa. E poi ragazzi c'è questo, io ho l'Olaplex, se non conoscete Olaplex fate una ricerca su internet, sono dei prodotti pazzeschi, io avevo tanto faticato per ordinarli dall'America con la dogana eccetera e poi ho scoperto che potevo appunto averli anche dalla Goran Wheeler Hair Spa, non lo sapevo. Quindi se volete ordinare questa tipologia di prodotto andate su internet ad informarvi su Olaplex, perché è un prodotto favoloso ragazzi, alla pari della creatina
anzi meglio. Sono dei prodotti ristrutturanti che sono professionali, quindi li fa il parrucchiere, ma di tutta la linea Olaplex il numero 3 ed il numero 6. Non so se anche altri, so che lo step 1 e lo step 2 si possono fare solo dal parrucchiere, mentre appunto lo step 3 ce l'ho a casa ed è fantastico, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, questo è il numero 3 ed è un trattamento super ristrutturante per i capelli danneggiati. Ragazzi, questi prodotti sono favolosi, ma appunto vi basterà fare una ricerca su internet e rendervi conto. Guardate i prima, i dopo, i before and after. Olaplex è una novità pazzesca e appunto potete ordinarli tutti quanti contattando la Goran Miller Hair Spa in privato. Ma questo mi hanno mandato è il numero 6, Bond Smoother, e non l'avevo mai provato, non sapevo neanche che esistesse, e loro mi hanno detto provalo perché è fantastico. Vedo che è vegano, non altera il colore dei capelli ed è una crema che si lascia, vediamo, sì, ok, va applicata una piccola noce di prodotto concentrandosi particolarmente sulla media e sulle lunghezze, tipo da metà alle punte, e poi va semplicemente pettinato e lasciato su, ed è un sto traducendo dall'inglese, scusatemi, ed è un prodotto che fortifica, nutre e idrata il capello. Addirittura riduce il tempo di asciugatura del capello e toglie l'effetto statico per 72 ore. Sono stracuriosa di provarlo questo, ragazzi, e da abbinare appunto all'Olaplex numero 3, che è già il terzo flacone che uso di questo, quindi immaginate quanto lo amo. A volte lo lascio anche in posa la notte, so che anche Kim Kardashian lo fa, tipo, quindi ho sentito da lei questa cosa. Ed è favoloso, ragazzi. Quindi grazie mille alla Goran Miller Hair Spa per tutti questi prodotti meravigliosi. E poi, altra cosina che mi è arrivata, ragazzi, ta-da! Da Pixi, è il Glow Tonic The Original. Ci sono i tonici. Questo è l'unico tonico che io utilizzo perché contiene acido glicolico, che ha un'azione sfogliante sulla pelle, quindi migliora la grana della pelle, toglie piano piano i pori dilatati con l'uso, cioè nella costanza. Oh, no, vabbè, vedo che c'è scritto Nicole, non ci posso credere, ma quanto posso amare io Pixi che mi manda le cose personalizzate, non riesco a toglierlo. No, vabbè, fantastico, fantastico, devo assolutamente ringraziarli per questo regalo bellissimo. E sì, appunto c'è anche scritto exfoliating toner, che ovviamente non è a fuoco, eccolo qui. E qui ci sono anche i due mini size, se non sbaglio dovrebbero essere, sì, sono lo stesso identico prodotto in mini e in full size, pazzesco. Vabbè, lo sapete che io amo le cosine personalizzate, quindi quando mi arriva qualcosa con il mio nome sono strafelice, ok? Quindi bellissimo, bellissimo pacchetto, grazie Pixi per questo pensiero meraviglioso. E poi sono super felice, ragazzi, perché mi è arrivato un altro anello Satur. Allora, in realtà, questi, se non lo sapete, questi sono diamanti di laboratorio, e molti di voi mi hanno chiesto: Nicole, ma questi sono zirconi, esistono da sempre? No, ragazzi, vi metterò un link che vi spiega bene, è in inglese però, ma vi spiega molto bene la differenza. Sostanzialmente gli zirconi sono fatti di un materiale che non è il diamante, io non ve la so spiegare bene, andatevi a leggere l'articolo perché non sono in grado, mentre i diamanti di laboratorio sono dei veri e propri diamanti perché hanno la stessa struttura chimica, si può dire così, hanno la stessa struttura chimica del diamante, solo che è prodotto in laboratorio, però è sempre un diamante, e solo che costa molto molto meno. Ed eccoli qua, e vi avevo già fatto vedere un anello meraviglioso che mi hanno spedito, e me ne è arrivato un altro, ragazzi. Wow, che a forma di cuore. Il brand appunto è Satur, e li trovate anche su Instagram. E questo, ragazzi, è l'anello. Io spero si riesca a vedere bene la luce meravigliosa che ha questa pietra. È appunto a forma di cuoricino ed ha altri due diamanti ai lati. È veramente, veramente meraviglioso. Questo è da 2 carati, ragazzi, quindi è anche parecchio, parecchio grande. Ma guardate che luce meravigliosa che ha. È stupendo. E questa è luce artificiale, non è luce naturale, perché sotto il sole sarebbe ancora, ancora più bello.
quindi voglio ringraziare tantissimo Sateur per questo meraviglioso regalo, davvero sono rimasta a bocca aperta e ci tengo anche a precisare che non si tratta di una sponsorizzazione a pagamento, ok? È un regalo, ma non sono assolutamente pagata per parlarvi bene di questi prodotti, e che sono onestamente innamorata. E informatevi un po' sui diamanti da laboratorio, perché stanno spopolando in tutto il mondo, sono indistinguibili dai diamanti veri ad occhio nudo, ma costano una frazione del prezzo, ragazzi. Quindi super happy, mi sono arrivate tantissime cosine bellissime, come avete visto, e adesso mi preparerò per la nanna, ragazzi, perché è parecchio tardi. Ok ragazzi, io adesso mi strucco e poi vado a nanna. Volevo comunque ringraziarvi, in realtà prima di salutarvi volevo ringraziarvi perché ho visto che vi siete preoccupati tantissimo per questa questione dello stalker eccetera, infatti preoccupa tanto anche me e anche la mia famiglia, se vi devo dire la verità, e un attimino appunto volevo parlarvi di questo perché altrimenti poi mi dimentico, ci sono sempre un sacco di cose che voglio, di cui voglio parlare con voi, poi mi dimentico sempre. E sì, voglio ringraziarvi perché vi siete preoccupati molto, e alcuni mi hanno detto: Nicole, ma perché non hai denunciato subito? Perché non hai fatto qualcosa ancora? Ecco, il fatto è che inizialmente non ci ho dato non ci ho dato importanza a questa cosa, perché può succedere, no, che qualcuno si diverta eccetera, solo che poi quando ti rendi conto che ad intermittenza sta andando avanti da così tanto tempo, perché appunto sono, sì, sono 4 anni, a maggio sono 4 anni, e allora lì adesso più che altro ho iniziato a forse a preoccuparmi, forse per il fatto che adesso comunque sono da sola a casa, quindi forse per questo, non lo so. Comunque avete ragione, in realtà non starò ancora tantissimo qua, perché come sapete non appena ho la possibilità io mi trasferisco in Olanda, quindi è questione di poco. E però oltre al fatto di denunciare alla polizia, che questo naturale, a questo punto siamo arrivati e veramente devo farlo non appena potrò uscire, e un'altra cosa però, voglio assolutamente anche installare le videocamere, anche se si tratta di rimanere qua ancora 1 o 2 mesi, in ogni caso voglio vedere di chi si tratta se riesco. E alcuni di voi mi hanno detto: Nicole, non è che qualcuno che vive lì? Allora, potrebbe pure essere un vicino di casa, però cosa fai, esci a mezzanotte e mezza? Cioè, anche lì una persona che se ne va, perché questa cosa succede appunto in un orario che va tra le 22 e mezzanotte e mezza, la volta mi sa forse all'1 è successo una volta, mezzanotte e mezza massimo, quindi io dubito che ci sia gente che porta fuori il cane alle 11 e mezza durante la quarantena, a mezzanotte durante la quarantena. Non lo so, secondo me è più una persona appunto che lavora qua sotto, e gli unici che lavorano adesso nella mia zona sono appunto i taxisti, che però poverini, cioè magari non c'entrano nulla, però questa è la sensazione che io ho, perché appunto scendendo le uniche persone sono loro, specialmente in questo periodo di quarantena. Prima non, cioè, non me lo potevo immaginare, perché ci sono talmente tante cose che sono aperte eccetera, ma adesso è tutto chiuso, ci sono solo loro, numero uno. Numero due, alcuni di voi mi hanno detto appunto: non è che si tratta di vicino di casa. Allora, potrebbe pure darsi, però c'è da dire che io i miei vicini li conosco tutti dalle assemblee condominiali, e tutte queste signore anziane io non me le vedo che vengano a suonarmi. C'è un altro signore anziano che abita qua sotto, ma lo saluto sempre, è molto cordiale, quindi... c'è una ragazza che ha la mia età, che conosco molto bene, siamo amiche, quindi sicuramente la vedo molto dura. Li conosco tutti i miei vicini, e alle assemblee nessuno si è mai lamentato di nulla di me. Che voi mi dite: Nicole, ma tu magari filmi fino a tardi, magari disturbi. Sono sempre andata alle assemblee, ne ho saltata soltanto una da quando ho questa casa, 4 anni, e nessuno assolutamente, si lamentano tutti di tutto, ma con me nessuno si è lamentato di niente, anzi devo dire per fortuna sono tutti molto gentili. E tra l'altro io non ho vicini diretti attaccati, cioè se io nel mio studio filmo di notte non c'è nessuno attorno che possa sentirmi, quindi in realtà dovrei spiegarvi un po' come è disposta la casa, però in realtà non c'è nessuno direttamente a fianco a me che possa sentirmi quando filmo eccetera, quindi appunto purtroppo, cioè vi dico, questa cosa va avanti da 4 anni e nessuno avrebbe mai pensato ad un taxista, solo che in questo momento gli unici in questa zona sono loro. E mi è venuto, vi devo raccontare la verità, mi è venuto in mente un accadimento di circa 6 mesi fa, e stavo tornando a casa in taxi
E c'era questo taxista, ragazzi, stranissimo. Mi ha spaventato al momento, ma non ho collegato le due cose. Comunque, questo taxista, quando sono montata in auto e gli ho detto l'indirizzo, niente di strano, anche perché non si è nemmeno girato, quindi non era strano. Poi però, quando si è fermato e gli ho chiesto quanto gli dovevo, quando si è girato e mi ha fissato in un modo, non lo so, ragazze, voi mi capite, a volte gli uomini ti fissano in una maniera e... strana, è come se mentre mi guardava pensava a qualcos'altro, e comunque era molto lento anche nel rispondermi. Cioè, gli ho detto quanto ti devo, e lui prima mi ha fissato, mi ricordo proprio mi ha fissato, e poi molto lentamente proprio parlava tutto così, un po' lento, un po' strano, non lo so, molto strano. E poi quando dovevo pagargli, mentre cercavo i soldi nel portafogli, quindi guardavo il portafogli, mi rendevo conto che mi stava fissando. E quando l'ho pagato, di solito si gira e mi dice ok, ciao, grazie, cioè tutti normali. Questo invece stava lì e continuava a fissarmi. Io poi gli faccio grazie, ciao, sono uscita, e questo continuava a fissarmi, ragazzi, è stata una cosa allucinante. Mi ricordo che quella volta ho chiamato mia mamma e le ho detto mamma, mi sono spaventata tantissimo, questo tizio era stranissimo. Non mi è mai capitato poi di reincontrarlo in nessun taxi, peraltro. Infatti poi, quando ho pensato magari è un taxista perché sono gli unici qua sotto, Poi mi è venuto in mente questo episodio, capito? Quindi non lo so, forse è collegata la cosa, le due cose sono collegate, forse lui, o forse non c'entra nulla, i taxisti poverini non c'entrano nulla, che può anche essere. Però non lo so, di solito uno più uno fa due, non fa tre, capito? Quindi non lo so, questa cosa, perché sapete cos'è, ragazzi? Qua attorno ci sono talmente tanti bar, ristoranti, c'è di tutto, che quando succedeva ed era tutto aperto, ovviamente non potevo restringere il cerchio, no, delle possibili persone. Però adesso che appunto gli unici sono loro, non lo so, mi fa molto pensare questa cosa. Certo, potrebbe essere anche una persona non del mio condominio, ma di un altro condominio qua attorno. Certamente potrebbe essere, però... chi è che se ne va in giro? Anche durante la quarantena, voglio dire, no? Chi è che se ne va in giro? Perché sono tutta rossa? Ogni tanto ho degli arrossamenti che non so neanche io da dove mi arrivano. Forse qualcosa che ho mangiato. Vabbè, la mia pelle è delicata, purtroppo è così sfigata. E appunto, con la quarantena, cioè chi è che si mette a portare? Metti che anche un vicino, no? Che abita nella stessa via o in una via qua attorno. Però cosa fai? Cioè a mezzanotte e mezza, alle 11:30, a mezzanotte porti fuori il cane in quarantena? Cioè... un vicino, anche se fosse un vicino di un palazzo accanto, cosa va in giro a fare alle 11:30 di sera rischiandosi una multa di 3.000 euro in piena quarantena per coronavirus? Cioè, anche un... cioè... non lo so, ragazzi, non lo so. Questo piccolo update, perché non ve l'avevo raccontata questa cosa, mi è venuta in mente proprio ragionando con mia mamma. Mio papà mi ha già detto che non appena può si mette qua sotto con la macchina e aspetta. E gli ho detto, papà, ma cosa fai? Aspetti... cioè giorni e giorni, ore e ore, mi fa, sì, ok, quindi, però sì, volevo farvi questo, appunto, questo update, perché questa cosa non ve l'avevo detta. Quindi, questo è quanto, ragazzi, il mio trucco è veramente osceno, in questo momento sono lucidissima, abbiamo visto che per la mia pelle abbinamento primer idratante, fondotinta idratante, non è proprio il massimo. Comunque adesso vado, Nanna, ragazzi, e vi auguro la buonanotte e vi mando un bacione grandissimo, spero di rallegrarvi un po' le giornate in questo periodo, ragazzi, che è l'unica, veramente l'unico mio obiettivo con i miei video, e spero davvero nel mio piccolo di riuscire ad aiutarvi un po', a mettervi un po' il sorriso, ok? Fate un sorriso, ragazzi, mi raccomando, venite qua che vi abbraccio forte, 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 fortissimissimissimissimissimo, e noi ci vediamo, voi vedrete questo video domani che è venerdì, quindi, anzi, ormai oggi che è venerdì, perché la mezzanotte è già passata da un po', e quindi noi ci vediamo lunedì, ragazzi, con un nuovo video. Buon weekend, scrivetemi come state, vi voglio bene, e bacio grande, a lunedì, ciao!